Vai, ci siamo. Mercoledì 24 gennaio, ore 9 circa. Adesso andiamo a fare colazione e poi andiamo al palazzetto che Antonio dovrà lottare. Ieri sera ho spulciato un attimo la sua bracket, la roba da campionato del mondo. Cioè, a parte che sono tantissimi, e poi ci sono almeno 3-4 elementi durissimi. E, no, volevo dire una roba, quella che abbiamo detto dei numeri, ragazzi, all'europeo le cinture nere sono il doppio delle cinture bianche, più o meno, giusto per darvi un'idea. Vabbè, adesso andiamo a fare colazione, che qua abitiamo in una zona che è la stessa dell'anno scorso, ma questa via è dedicata solo ai turisti, sono solo i turisti che abitano qua. Vedo solo gente con le valigie, le borse. Vabbè, di qua è giusto. Cascina, ti volevo far vedere una roba, questa è ben augurale perché anche l'anno scorso ti ho chiamato da qua, guarda, guarda, aspetta, in giro, guarda dove sono. Ci sta, giusto. Questo è ben augurale, questo è per iniziare la trasferta con il piede giusto. Siamo finiti in una via, non so come mai, perché siamo venuti qua a far colazione, dove ci sono solo sexy shop. Anche questo, vedi, ciccio, sai quelli dove vanno dentro? Guarda, guarda. Aspetta. E poi c'è questo che fa footing con lo zaino, come i militari. Ci avrà messo in primattoni, stanno andando a scuola, non lo so, guarda. Guarda questo, vedi, ciccio, top sexy, top love sexy. Bellissimo. Questo è il mood con cui si prepara le trasferte alla gara, l'impegno agonistico. Mica, ieri sera sono andato a mangiare con Antonio, con Dilemma, che ha visto la sua braccia, che dentro ci sono 4-5 assassini. Eccoci. Allora, come promesso, prima tappa, colazione da French Pasta, che ormai è un classico delle nostre trasferte a Parigi. Adesso non ho capito, ma un paio di persone mentre parlavamo le ho viste un po' stizzite. Probabilmente qua c'è tipo la regola del silenzio, che devi stare in giro, devi stare zitto, non puoi parlare. Ora, c'è frega un cazzo, non ho dritto. Allora, io colazione salata, pastrami, che si va a sommare alla... Stavo controllando se stava registrando, non ero sicura. La tartare di ieri sera, quel sapore. E un cafferino. Antonio si è presa i bomboloni, i biscotti. Fai vedere il biscotto. Due bombe a mano. Un bel biscotto. Ma che roba? Sembra le mini anti-uomo, quelle del Vietnam. Delle padelle così. E un fagottino alle mele, che ha tipo il peso specifico dell'uranio arricchito. Leggero per sgrassare. Sì, tanto stiamo al palazzetto fino alle 4, non penso. Poi al palazzetto non so se... Palazzetto, il cibo, mettiamola così, non è che sono concentrati sul... Sul food and beverage. No. Vogliamo sviscerare subito la polemica, perché... quando è stato la settimana scorsa... Ho messo una storia sulla pagina di Milano dicendo che è ignobile che un campionato di giudizio europeo per duri 8 giorni. E in effetti, ma come cazzo si fa a far durare un campionato 8 giorni? Cioè, come fa uno a spendere 500 euro per andare a fare il campionato fino a 3 giorni prima, 4 giorni prima, una settimana prima, non sa neanche quando deve lottare? Cioè, se fa il dipendente, cosa fa? Si prende 10 giorni di ferie un anno prima? Perciò mi sembra un po'... cioè, qualcosina deve cambiare. Qualcuno mi ha detto, no, ma è colpa di queste cinture bianche, maledette cinture bianche. Ma purtroppo non è vero. Purtroppo non è vero. Perché siamo andati a vedere i numeri e ci sono più cinture nere che cinture bianche. Non un po' di più, ce ne sono il doppio, perché Antonia è andata lì a contarli uno per uno. Cioè è andata lì e ce ne sono tipo 600 contro un po' più di 1000. 600 cinture bianche contro un po' più di 1000 cinture nere. Perciò questo è un dato particolarmente interessante per capire un po' dello sviluppo anche
del jiu-jitsu. Tra parentesi, noi siamo partiti e domenica scorsa, cioè questa domenica, dove era? Cazzo, da Cassano d'Adda. Quindi Cassano d'Adda? Non proprio facilmente raggiungibile, fuori Milano, eh? Sono stati 1100 iscritti. Quindi, ovviamente è un prezzo altamente competitivo, basso. Lasciamo perdere tutti gli altri commenti, perché sennò poi vengono fuori le diatribe. Però c'è una tensione a crescere del movimento, però diciamo, mettiamola così, il gradino all'ingresso non può essere esclusivamente quello economico, perché se uno per fare una gara di spendere 500 euro, quando mio figlio cresce, se mi viene a dire papà voglio fare la gara di jiu-jitsu, gli dico no, drogati, vai, esci con gli amici, 500 euro, magari fa una lotta, non va bene. Attenzione che mi chiamano. Mia moglie in diretta. Di nuovo, l'anno scorso se l'hanno fatto. Buongiorno, amore. Come stai? Tu? Agora sto molto meglio perché ti vedo. Minchia, io e Antonia siamo in una casa che neanche le celle di contenzione dei pazzi sono così, minchia. Cioè tipo, se devo andare al bagno devo chiedere ad Antonia di spostarsi perché sennò non riesco a entrare. E poi è tipo una sauna infrarossi, minchia, 45 gradi. 100 gradi dentro. Tutta la casa è grossa come il bagno di servizio di casa nostra, tipo. Ma è quella che hai affittato tu? Sì. Il nano stamattina? No, bene. È andata a scuola, sta bene. Sì. Le conosco, sì. Amore, che bello. Adesso, che ora è l'altra giorno? Cos'è, mezzogiorno? Mezzogiorno e 40. Mezzogiorno e 40. Noi però adesso stiamo facendo colazione, stiamo mangiando un paninetto e un caffè, vedi? Basta, adesso sono venuta con Elvis a comprare la benzina e poi c'è il posto per pagare quella cosa lì perché sto trovando. Ieri sera la lezione di fede è stata proprio carina, sai che lui mi ha sorpreso? Amore, posso dirti una roba? Io cosa ti avevo detto? No, sai cosa devi dire? Amore, avevi ragione. Questo è come si iniziano le conversazioni giuste. Tutto bene voi? Ringraziando il cielo. Sei carico, sì. Antonio, sei pronto? Pronto. Allora, tatami, chi segue, vabbè, te lo vedete dopo comunque. Tatami 5, flow grappling, 12 e 30. E 30. Spaccati. Antonio, buongiorno. Ci racconti com'è andata la tua gara? Ma discretamente bene in realtà. Sono riuscito a fare il mio gioco, le mie prese. Era veramente duro. E, ho fatto due bei recovery. Perdo per una penalità, per una presa sbagliata. E, mi sono accorto subito di aver fatto la presa sbagliata, ma l'arbitro insomma, mi ha dato subito la penalità. Non sono riuscito a recuperare e al mio avversario è bastata quella penalità per portarsi a casa la lotta. Bene così, soddisfatto della lotta, non tanto del risultato, ma a livello purtroppo nel cinturone nero è questo.
è questo, e bisogna lavorare se si vuole competere a questi livelli di più, molto di più. Quindi soddisfatta della lotta ma non del risultato? Soddisfatto la della lotta. La prossima volta faremo meglio. Cercheremo di fare meglio. Però sì, non si molla, finché il corpo resiste, la voglia rimane, non si molla. Ci vediamo a Milano, dammi un 5. Ci vediamo a Milano. Se ti va possiamo fare una passeggiata e andare a vedere se questo qua è il parco, non sono sicuro al 100%. Ma quasi, eh? Sì, volentieri. Minchia, schiacciato, continua a schiacciare della roba. Si vede proprio che non sono della generazione del telefono, perché le dita non si incastrano. 3D, 2D, non capisco che cazzo sto guardando. Vabbè. È qua, eh. E noi siamo qua. Non so quanto. Vai, andiamo. Vediamo a piedi. Ma sì, un chilometro possiamo andare. E dentro c'era un bel barettino, così ci pigliamo una Coca Zero, mangiamo. Bellissimo. E via. Andiamo, dai. Bello, eh? Non male. Questo è proprio un bello scorcio di natura dopo la bestialità del campionato. Che se stati dentro una mattina sentiva solo puzza di piedi, di balsamo di tigre, urla, strilli tribali. E cazzo, mi spiace per Antonio, ha lottato veramente da paura e ha perso per una punizione che però gli ha dato subito l'arbitro. Porca troia, ha fatto passare 3 secondi. E adesso è venuto in questo parco dove mi ero ricordato di essere stato con Michele Nede l'anno scorso. Ci facciamo una passeggiata, insomma recuperiamo le forze, perché comunque stare al campionato per chi non c'è mai stato è pesantissimo. Cioè è impossibile stare un giorno al campionato se non c'è mai stato. Anche per noi è stato pesante. Adesso recuperiamo un attimo le energie, poi andiamo nel nostro loculo, montiamo i video, facciamo le nostre cose e stasera mi sa che andiamo da Caio, Antonio. Andiamo da Caio a fare lezione, poi facciamo anche 2-3 filmatini da lì, eh. Questo è dove vorrei andare? Nel negozio dove avevo preso questi jeans, te li ricordi? Sai che è dietro casa? Ma veramente? Sì, sono passata ieri. È della roba stupenda. Però c'è un maglione da Zara che secondo me ti piace. Allora, ci tenevo a fare il video qua, proprio ci siamo fermati apposta, gli ho chiesto io a Antonia, perché minchia, qua è il quartiere cinese abusivo, guarda, è tutto scritto in cinese qua a penna, guarda qua il magazzino, vieni Anto, vieni, guarda, vieni, qua il magazzino, tutto abusivo, tutto, qua se viene l'ASL gli chiude tutto. Allora ho detto facciamo una bella puntata, così vi facciamo vedere anche la parte underground di Parigi, perché sennò voi pensate che noi andiamo, hai capito, Grand Hotel, cene, pranzi, invece no, siamo proprio dentro la città, vedi? Guarda, questo secondo te staranno pagando l'F24, questo è un po' come un cazzo, questi danno i soldi alla fine della giornata, se ha lavorato contano le scatole e gli danno i soldi. Vedi? Qua di nuovo tutto in cinese, qua c'è la, guarda, la farmacia, vedi qua tutti i prodotti, balsamo di tigre, la Fanta tarocca, cioè è tutto qua. E oh, guarda, cos'è che ti avevo detto? La farmacia cinese, la farmacia cinese, cioè tagli una gamba ti danno le pastiglie cinesi. Vedi? Cine store. Anche qua vendono tutte le robe loro da mangiare. Oh, guarda, pure i cani cinesi. Vedi che hanno gli occhi. Hai visto come era vestito tutto? Doppio petto. Allora, ma stai registrando? Sì. Questa è la via dove eravamo l'anno scorso. Quest'anno
come ho detto ad Antonio, siccome sono anziano non è che mi puoi cambiare troppo le coordinate, abbiamo preso la casa nella parallela. E qui siamo nel cuore proprio di Parigi, creativi, artisti, infatti ogni tanto vedi dei personaggi che escono, tipo per l'amor di Dio, uomini con le collante, tipo le donne con altri, i bambini anche, cioè vedi, è la parte dove vedi un po' di tutto, se non la vuoi vedere vedi un'altra parte, però anche il bello, poi è pieno di posti da mangiare, oggi ad esempio abbiamo mangiato libanese, ma abbiamo fatto un video lì al libanese, no? Comunque abbiamo mangiato, infatti, eravamo al libanese, abbiamo mangiato questa pizza libanese buonissima col formaggio, l'origano sopra, una roba da poco, perché non è che poi vieni qua e capito devi spendere 1.000 euro ogni volta che ti siedi per mangiare, però è bello, molto bello. Poi avete visto, adesso non so poi quando lo monta Antonio, però c'era tipo la zona abusiva dei cinesi qua dietro, c'è un po' di tutto, un po' curridi di locali, moda, abusivi, tutto c'è. Cazzo, ancora pensando a Antonio, la vedi qua la settimana della moda ancora. Sto ancora pensando a Antonio, la lotta che ha fatto. Guarda che non ha lottato male, ha lottato molto bene. È stato molto bravo. Molto. Poi vabbè, se non mi fida, cioè se uno non si fida di me, se lo va a vedere su internet, mi scassi i coglioni. Però per me ha lottato da paura, ha lottato proprio bene. Solo che non, cioè, quando uno viene qua a Parigi per fare il campionato europeo di Jiu-Jitsu non è che si può aspettare che su 40 persone che si iscrivono al campionato 25-30 siano venute qua a fare il weekend. Vengono qua perché devono andare male. Anzi, a proposito di menare le mani, direi di fare una cosa, chiamare Marzio. Ho visto qua teschi, templari, cose strane. Sentiamo il bosco. O comunque si vede che sono ancora abbronzato. Guarda tu bianca dietro, io nero. Nero. Vediamo, vediamo. Eccola, quella era la nostra porta. Quella era la nostra porta. No, stavo pensando che da quando sono arrivato qui ho visto questa presenza massiccia di cinesi. Per l'amor di Dio, io sono per la libertà totale, che ognuno può andare dove gli pare, però sono proprio delle cose che ti fanno riflettere un po' sull'assetto del mondo, perché oh, cioè li vedi qua, vedi che proprio gli equilibri del mondo stanno cambiando, lo vedi anche camminando, non c'è bisogno di fare gli studi, andare a Harvard, andare a fare, cioè se arrivano qua a comprare i negozi in centro vuol dire che fresh, la fresca, per niente, la messa di Bruce Lee. Il digestivo Antonello, pensate. Ecco, una cosa che non si vede a Milano sono queste piccole chicche, il giardinetto, vabbè adesso ci sono anche i barboni, però vabbè. Sono dappertutto, poverini, perché purtroppo questo cazzo di trend capitalista per cui sono quelli che stanno benissimo e quelli che stanno malissimo, ce l'ho capito. Però qua hanno comunque cura, cioè ci tengono. Questo la sera, se poi ci ripassiamo, lo vedi tutto illuminato, pulito. Bello. Anche quest'anno siamo venuti qua da School of Champs. Guardate, si riconosce dall'appannatura che siamo venuti come l'anno scorso. Allora, palestra molto bella, super ospitali, sono anche 3-4 ragazzi che sono tosti, Anto. Mi sembra che non ti abbiano trattato con molto riguardo. No, tipo come un mocio. Ti hanno preso, ti hanno trascinato per la palestra. Poi avevo la pizza del pranzo che
la pizza libanese, uscire. La famosissima pizza libanese. E comunque adesso questi sono ancora qua che stanno facendo i drill, le lotte vanno avanti fino a mezzanotte. E da notare lo spogliatoio, che è almeno uno, sembra una cantina di vini, tipo una sauna, però dentro c'erano mille persone di tutte le razze possibili immaginabili, quindi vi lascio immaginare l'appannatura da dove arrivi, poi la fragranza. Adesso andiamo a cena, Anto. Direi. Dove vuoi andare a cena? Ma basta una roba leggera, che ci sia una Coca Zero e una roba leggera. Sì, va bene, dai. Let's go. Andiamo. Oh, perché comunque gli stipendi, credo che siano. Cioè, la gente giustamente se va fuori deve spendere. Se in Italia gli stipendi sono sempre da fame, a cazzo vanno a mangiare le pigne fuori. Devo andare al ristorante. Di qua è il ristorante. Qua è mercoledì sera, sembra tipo Las Vegas. Capito? Tutti fuori, fiesta. Questo è allora, direi che registriamo così perché sì, in altro modo non si può. Siamo tutti incastrati. Oh, ci siamo. Mica, siamo in. Siamo in un posto molto bello, in una zona molto bella, molto viva. Intanto c'erano anche le immagini. Abbiamo visto che sono tutti quanti fuori nonostante sia mercoledì sera. Però adesso siamo finiti sul posto e siamo pressati uno a fianco all'altro. E quando è che sei venuta qua? Sabato sera sono venuta qua. E ti dico, sabato sera era quasi meno frequentato di stasera che è mercoledì sera, che è tutto pieno, è un posto molto bello con la cucina a vista, con gli chef che ti preparano il cibo davanti. Sì, però, cioè, ad esempio io guardo qua al menù, tutta roba normale, 6 euro, 7 euro, cioè non è che c'è il piatto, capito, te la vendono come una roba aristocratica. Ti bevi un bicchierino di vino, ti mangi le tue cose, stai qua tranquillo, poi te ne vai a casa, anzi no, prima passiamo a lavare i timoni. Andiamo stacchetto, lavanderia, gettoni. E basta, è bello, bel posto. Com'è che si chiama la via qua del Maghreb? Me la sono già dimenticata. Vabbè, dopo vi dopo diciamo ve lo diciamo. Ecco. Siccome prima non ci ricordavamo, abbiamo detto che l'avremmo. Sì, filmata. L'avremmo menzionata, è quella che non so come si pronuncia. Faubourg di Saint-Denis. Saint-Denis. Vabbè, adesso andiamo a lavare il kimono. Andiamo a lavare il kimono. Niente, abbiamo finito di mangiare poco fa, ci siamo diretti verso la lavanderia più vicina. Fammi un movimento del cameriere del ristorante. No, non saprei replicare. Abbiamo trovato questo cameriere del ristorante che è tipo campione di ballo country, non lo so, e tra, non lo so, mentre ti porta via l'ordine e ti porta quello l'ordine dopo, balla fantastico. E niente, comunque la lavanderia è chiusa, quindi il kimono lo laviamo domani e c'è basta. Madonna, il caldo tropicale della stanza assieme al kimono. Terribile, siamo arrivati comunque. Questa è la nostra casa, qua c'è la placca Morte pour la France, hai capito? Ici, non ho capito, comunque una che non è che gli voleva bene la Francia.